stiamo davvero vivendo in tempi incredibili. No, non sto parlando del coronavirus che sta catturando l'attenzione del mondo. Sto parlando del fatto che noi siamo la generazione a cui è stato dato il privilegio di testimoniare l'adempimento letterale delle profezie bibliche predette migliaia di anni fa. Lasciatemi spiegare. È un fatto storico che dopo che i romani distrussero Gerusalemme nel 70 d.C., la profezia cessò per quasi 1900 anni interi. Ed è stato durante questo periodo di silenzio profetico che molte persone hanno perso la fede nella Bibbia. Invece di interpretare le profezie di Dio alla lettera, come avrebbero dovuto, le persone iniziarono ad applicare l'allegoria. Un esempio perfetto è la profezia secondo la quale Dio avrebbe davvero riportato il suo popolo eletto nella terra promessa. Con il passare dei secoli, senza che ciò accadesse, la Chiesa gentile giunse alla conclusione che non sarebbe mai accaduto e di conseguenza nacquero tutti i tipi di dottrine antisemite che rimangono ancora oggi completamente radicate nel cristianesimo. La peggiore di questa dottrina è quella comunemente nota come teologia della sostituzione o teologia del rimpiazzo, che insegna che la Chiesa dei Gentili, senza legge, ha sostituito Israele. Tuttavia, ora viviamo in un'epoca in cui le profezie di Dio stanno ricominciando ad adempiersi e ad un ritmo rapidissimo. Eppure, nonostante ciò, la Chiesa del XXI secolo sembra ancora cieca davanti a ciò che sta accadendo proprio davanti ai suoi occhi, proprio come gli israeliti trascurarono l'adempimento profetico dell'arrivo del loro Messia 2000 anni fa. La prima profezia che la Chiesa odierna ha mancato è stata ovviamente la risurrezione di Israele come nazione di ebrei nella loro patria originaria nel 1948. Si tenga presente che l'istituzione del regno millenario dipende dalla presenza degli ebrei nella terra promessa. La Terra Santa, che attualmente è santa solo nominalmente ma non di fatto, non era solo il luogo in cui le profezie di Dio erano state pronunciate, ma anche il luogo in cui si sarebbero adempiute. O per dirla semplicemente, senza l'esistenza di Israele, la profezia semplicemente non può accadere. Dunque, non inizierò la mia recensione della Torah dalla storia della creazione di Genesi 1:1. Inizierò invece con la preistoria di Israele. E come mai? Perché, come ho già detto, Israele è la chiave e il fondamento su cui si basa tutta la scrittura. E ancora, poiché questo è solo una panoramica, andremo veloci piuttosto che approcciarci lentamente, versetto per versetto, come in altre rubriche appositamente dedicate. Questo studio sarà di natura molto più generale alla portata di tutti. Si svilupperà più come un film storico epico e travolgente. Quindi rilassati, assicurati di avere la tua Bibbia a portata di mano e divertiti. Noi ci vediamo nel prossimo video con il primo studio dedicato alla Torah.